Gioielli su strada. Vibert Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Buonasera dalla provincia di Pisa, siamo a pochi passi appunto della città della Torre Pendente a Riglione, dove oggi c'è una manifestazione davvero eccelsa legata ai giovanissimi. Sono impegnate tutte le categorie dalla G1 alla G6, l'organizzazione tecnica è della Mobilieri di Ponsacco, mentre l'organizzazione generale della manifestazione è di Claudio Rovina insieme a Consuela Saviozzi, che è la moglie di Alessio Galletti, a cui è intitolata la manifestazione. Però si corre anche per il primo Memorial Ilaria Bernardoni, che è stata la compagna di Claudio Rovina. Tutte le società toscane sono presenti, comunque è davvero una cosa bellissima, una giornata straordinaria che vede le società toscane contentissime per quello che è stato realizzato qui a Riglione. Riglione è tutto transennato perché si corre, è chiaro, sul circuito paesano di 1 km e 100 metri, e quindi la G1 farà 2 giri, la G2 4, la G3 6 giri, la G4 8 giri, poi a seguire la G5 10 ed infine la G6 15 giri. Ma detto questo, in nostra compagnia abbiamo l'assessore alla mobilità e al traffico del comune di Pisa, Giuseppe Forte, che fra l'altro abita a Riglione ed è entusiasta della manifestazione. Assessore, una cosa davvero fantastica. Ma è una manifestazione davvero bellissima, il borgo, questa è una città nella città, festoso, con negozi colorati, bambini ovunque. Scusi, come dovrebbe essere sempre. Tanto abbiamo visto partire l'abbiamo la corsa. Visto, sì. E dicevo, un borgo oggi è ancora più bello, bambini per le strade in bicicletta, come dovrebbe essere sempre una città. Quindi per noi il patrocinio, insomma, ringraziamo noi l'organizzazione per aver scelto questo luogo. Tantissimi a lavorare alla manifestazione, i commercianti di Riglione, la Polizia Municipale, ma soprattutto le associazioni sportive, che ringrazio pubblicamente per la passione che ci mettono e per l'audacia anche nel voler continuare a fare cose così belle. Si ricordano persone che tanto hanno fatto per il ciclismo, che sono state vicino al ciclismo. Fra l'altro Alessio Galletti è stato anche un grande campione perché correva nella Saeco con Mario Cipollini. Alessio era qui, come dire, era un pezzo di Riglione, la sua famiglia lavora qui sul territorio e tra l'altro dà una grandissima mano all'organizzazione. È un momento davvero importante ricordare la sua figura, che tanto ha dato al ciclismo e tanto ha dato anche come esempio per i giovani, giovanissimi nel territorio, e per mantenere viva questa grandissima tradizione ciclistica che ha la Toscana, la provincia, la città. Ecco, è un modello, un esempio per tutti. Dobbiamo dire che la provincia di Pisa negli ultimi anni si sta dimostrando la più forte a livello giovanile in campo organizzativo, ma anche di numeri dei ragazzi. Siamo molto contenti di questo. A noi come istituzioni l'onere di dare spazio, ecco, di dare supporto alle associazioni sportive, ma di fare anche quel processo che stiamo per esempio mettendo in atto sulla valorizzazione della ciclabilità, sulla valorizzazione di muoversi e di fare sport in maniera intelligente, di farlo anche per andare da casa a scuola, da casa al lavoro, insomma, come dire, su questo siamo attivi e siamo insieme alle associazioni lungo una strada che secondo me può essere solo virtuosa. Intanto, grazie assessore, siamo già pronti, seguiamo insieme le battute finali. Davide Natucci, vedete già in rettilineo finale, guardate, si ferma e applaudito, mentre dietro c'è Pablo Garcia Milian del pedale Pietrasantino, che conquista la piazza d'onore, ecco che arriva proprio sotto la telecamera di Matteo Fagioli, mentre il terzo posto è di Barzotti dell'Unione Ciclistica Donoratico, quarto Monteleone del Veloclub Carrara, al quinto posto Mattia Benedetti del pedale Pietrasantino.
come vedete stanno arrivando ora tutti i ragazzi alla spicciolata, hanno corso anche le bambine. Nel campo delle femmine ha vinto Giulia Campani del team Mamma e Papà Fanini di Livorno, seconda è arrivata Gresia Bertola dell'Unione Ciclistica Pian di Mommio, terza Giada del Soldato della Pozzese. Bene, in attesa della seconda gara vi abbiamo parlato del circuito paesano di 1,1 km. Il circuito si svolge sul seguente percorso. Allora, via Vecchia Fiorentina, via Gemignani, via Piastroni, via Villa Giomi, via Talamone, via Mentana, dove è posto appunto il traguardo. Dobbiamo ringraziare il presidente del circolo Arci Giacomo Matteotti, situato qui in piazza Sandro Pertini, da dove vi stiamo trasmettendo, che ha lavorato insieme all'organizzazione, a Claudio Rovina e poi a tutto il paese. E dobbiamo ringraziare anche praticamente l'amministrazione comunale, con a capo la consigliera Lisa Ciancolini, che appunto si è adoperata affinché Riglione oggi vivesse una grande giornata di sport con il ciclismo giovanile. Si sta preparando adesso la G2, che correrà su 4 giri del circuito pari a 4 km e 400 metri. Allora vi possiamo dire che i partecipanti alla manifestazione sono oltre 200 e in apertura ve l'ho già segnalato, le società toscane sono tutte presenti, quindi un campo davvero eccelso che onora la nostra terra per quanto riguarda il settore giovanile. Adesso, mentre seguiamo la seconda gara insieme a Loriano Bigagli e Matteo Fagioli, ci ha raggiunto qui in postazione la signora Renza Cima, che è la mamma di Alessio Galletti, a cui è intitolata la manifestazione. Alessio Galletti, che è stato un grande del ciclismo pisano. Intanto i nostri operatori, è chiaro, stanno lavorando sulla competizione. Allora, signora Renza, oggi a Riglione tanto pubblico, tanto entusiasmo, e questa è una cosa bella per la vostra famiglia, soprattutto per Alessio, che viene ricordato alla grande. Eh sì, è vero, è vero. Ringrazio tutti perché sono venuti veramente in tanti, sì. Se l'aspettava un successo così? No, non me l'aspettavo, no. Ecco, Riglione ha risposto bene, il tracciato è stato tutto chiuso, commercianti e esercenti tutti d'accordo per avere questo spettacolo. Questo è importante per portare avanti queste manifestazioni, che sono davvero il bello del ciclismo. È vero, sì. Io non so che dire. Ecco, cosa si ricorda di Alessio lei, tutto, visto che l'ha visto partire da queste categorie, signora? Tutto. Da giovanissimo, da questa età, da 8 anni alla fine. L'ho sempre seguito io, sempre, sempre, sempre. Ha avuto una grande passione, non è che abbia vinto tante gare, ma ha vinto gare importanti. Sì, aveva una passione tremenda lo ciclismo. Lei spesso e volentieri lo seguiva? Sempre, non ora in America, ma l'Europa ne abbiamo fatta tanta, l'Europa, sì. E vi siete divertiti perché vincevano tanto con Mario e con gli altri campioni della squadra, e Alessio in questa squadra fortissima era ritenuto uno dei gregari più bravi. E poi lui era un ragazzo che andava d'accordo con tutti, non ha mai avuto problemi con nessuno, né compagni né direttori sportivi, niente. È sempre andato tutto bene per lui, lui era contento di quello che aveva. Ha disputato il Tour, ha disputato il Giro, quindi per un ragazzo come lui, che era partito con tanta semplicità, seguito dai genitori, si è tolto tante soddisfazioni. Sì, fino a un certo... No, dai genitori no, solo io, perché quando è morto il babbo lui era appena dilettante, sicché sono rimasta sola. Aveva tanti tifosi in zona, tanti amici. Sì, sì. Tanti amici, è vero, sì.
Ecco, lei signora Renza oggi è qui con i nipoti che sono Marcus e Manuel, però non corrono in bicicletta. Sì, lui sì. Ah, uno corre, oggi però che fa? Si è rotto la clavicola, è fermo. Ah, e quindi è fermo. Allora la famiglia Galletti continua ad essere presente nel ciclismo e lei la vedo sorridere. Per loro sì. Ecco, la mamma Consuelo è contenta? Sì, sì. Grazie signora Renza, intanto i ragazzi sono vicinissimi al traguardo, ecco lo sprint, davanti c'è Emanuele Favilli, figlio d'arte dell'Unione Ciclistica Donoratico, che sta lottando con Leonardo Righi della Tarros, che è subito dietro, terzo è Pavi degli Innocenti, quarto Alessio Puccioni, quinto Matteo Puccini. I tre corridori dopo Leonardo Righi della Tarros sono tutti della San Miniato Ciclismo. Tanto continuano ad arrivare al traguardo i giovani. Vi possiamo dire che fra le femmine si è imposta Rachele Paternostro dell'Unione Ciclistica Donoratico. Al secondo posto Nicole Mostri del Cinquale, al terzo Clara Fondelli dell'Unione Ciclistica Coltano, al quarto Martina Moncini della Carubi Progetto Giovani, al quinto Asia Giudici dell'Unione Ciclistica Coltano. Mentre state seguendo adesso la preparazione della G3 che gareggerà su 6 giri del circuito cittadino qui a Riglione, pari a 6 km e 600 metri, ci ha raggiunto il responsabile della polizia municipale di Pisa, Marco Casella, per quanto riguarda appunto il paese di Riglione. Allora, comandante, grande gioia, come abbiamo già detto con gli altri, e possiamo dire che anche la polizia municipale, quando si organizzano queste manifestazioni, sono veramente contenti anche loro, perché gioisce la cittadinanza. Beh, non solo per quel motivo, ma abbiamo accolto con grande favore fin da quando siamo stati avvicinati dagli organizzatori questa manifestazione, perché io personalmente ritengo che i bambini che oggi sportivamente e per divertimento praticano il ciclismo saranno con ogni probabilità degli adulti che useranno la bicicletta. E quindi in previsione di una via, di una mobilità che sia per tutti migliore, integrata mezzo pubblico e bicicletta, sarà la maniera per ottenere per le città e per i paesi un ambiente migliore e delle persone più sane. Allora, avete seguito la partenza, siamo in attesa del primo giro, intanto Enzo De Benedittis, che cura l'organizzazione insieme a Claudio Rovina, premia il comandante della polizia municipale di Pisa, responsabile per quanto riguarda, si accomodi comandante, il quartiere di Riglione. Allora, comandante, stiamo seguendo la gara, come vede gli appassionati sono giunti numerosi, questo a testimoniare che queste gare per il ciclismo giovanile fatte nei paesi sono una cosa davvero eccelsa. Allora, sono sicuramente un'attrattiva per molte persone, perché i bambini naturalmente portano al seguito i genitori, i nonni, eccetera, e quindi anche la rivalutazione dei centri passa da questo tipo di manifestazioni. Inoltre è chiaro che la visibilità è maggiore che non dove fino a poco tempo fa normalmente venivano organizzate questo tipo di gare, anche se per noi dobbiamo dire c'è più fatica nel farlo, però lo facciamo con fatica ma con grande soddisfazione. Intanto avete visto il passaggio dei giovani ciclisti, ripeto, 6 giri pari a 6 km e 600 metri. Noi liberiamo Enzo se deve lavorare, ci sentiamo grazie. Dopo Enzo, grazie. Ed il comandante vediamo che è seguito anche dagli altri vigili urbani di Pisa a questa intervista.
Sì, siamo... Sono contenti anche loro. Sì, sì, siamo tutti contenti, tutti abbiamo partecipato con l'amministrazione comunale all'organizzazione di questa manifestazione. Una manifestazione che si dovrà ripetere, perché visto il successo di oggi darà la carica sicuramente agli organizzatori. Sì, io spero, che ne parlavo appunto con gli organizzatori, questo è il primo anno e qualche difficoltà obiettivamente all'inizio c'è stata, le abbiamo superate e sicuramente negli anni prossimi, se sarà intenzione degli organizzatori ripeterla, per noi sarà più facile, anche per loro, e sarà sempre meglio, sarà sempre migliorata. Grazie comandante, allora noi la liberiamo perché stanno arrivando i ragazzi, anche lei andrà ad operarsi, certo, con gli altri vigili urbani. Certo, infatti io a questo proposito, prima di salutarla, volevo ringraziare tutti i miei colleghi che con me hanno operato per la buona riuscita di questa manifestazione. Grazie comandante, e adesso noi ci seguiamo l'arrivo della G3. Intanto i bambini che vedete transitare sono degli staccati, mentre in fondo al rettilineo cominciamo già i ragazzi che effettuano lo sprint. Il corridore in testa è un doppiato, mentre sulla sinistra che va a vincere è Alejandro Di Riccio della Carube Progetto Giovani, che ha vinto su Massimo della Salma della Colognole. Al terzo posto Daniel Lizak della Tarros, al quarto Giacomo Poli del Pedale Pietrasantino, al quinto Lorenzo Baldini del team Stradella. Avete visto giungere molti ragazzi, e mentre vediamo l'altra preparazione della G4 siamo in grado di darvi l'ordine d'arrivo delle femmine. Ha vinto Margherita Mariottini della Coltano davanti a Letizia Morganti della Donoratico, al terzo posto Martina Miglia del team Mamma e Papà Fanini di Livorno, al quarto Aurora Salvestrini dell'Unione Ciclistica Donoratico, al quinto Eva Sara Tarabella della Pozzese. Sulla linea di partenza adesso i ragazzi della G4, sono 43 fra bambini e bambine che prenderanno il via, i giri da percorrere sono 8 per un chilometraggio totale di 8 km e 800 metri. Intanto qui in postazione ci hanno raggiunto due grandi personaggi della Mobilieri Ponsacco, Franco Fagnani e lo storico segretario e poi dirigente a vita Roberto Bernacchi. Allora Franco, come ho detto in apertura di gara, il campo giovanile in provincia di Pisa sta avendo una grande espansione grazie anche a voi che ci avete creduto ed avete portato avanti tante altre società nel settore. Sì, c'è molti ragazzi, c'è parecchi ragazzi qui nella provincia di Pisa, giovanissimi, che vanno nella bicicletta, che sono portati in bicicletta, e noi ce ne abbiamo una quindicina e altre società ce l'hanno molti di più di noi. L'importante è organizzare anche tante gare come fate voi per avere un campo sempre molto alto a via. Sì, organizzare le gare sì, ma è sempre più difficile organizzare le gare perché soldi non ce n'è, sponsor ce n'è pochi. Fortunatamente qualcuno ogni tanto ci aiuta e si organizzano le gare. Alla Ponsacco c'è un grande sponsor, Franco Fagnani. No, non è uno sponsor Fagnani. Fagnani è un presidente e poi c'è tanta gente che aiuta dietro, però sponsor ce n'è 4 o 5, non faccio nomi perché non mi ricordo di tutti, ma insomma non ci si lamenta. State facendo un grande lavoro. Sì, abbastanza. Allora passerei un attimo al microfono a Roberto Bernacchi. Franco, poi torno da te, perché Roberto Bernacchi è uno storico del ciclismo toscano, ma soprattutto della Mobilieri di Ponsacco. Roberto, come dicevo, negli ultimi tempi la provincia di Pisa si sta rilanciando con il settore giovanile. Ma io sono convinto che la provincia di Pisa sta facendo la sua parte
con impegno, con professionalità e anche con dei risultati, perché hanno un buon numero di tesserati, organizzano gare, pertanto è da fargli un bravo, un elogio a tutti i dirigenti di federazione e di società, perché non è facile oggi trovare il tempo libero per dedicare a questi giovani, che ce n'è sempre meno nella vita. Io ho fatto più di 50 anni come dirigente della Mobilieri, ora faccio un po' lo spettatore, e credo che alla mia età sia anche giusto, dopo oltre 50 anni di attività, fare lo spettatore quando mi torna bene. Comunque complimenti anche a voi che con la televisione seguite, mettete in risalto questo bellissimo sport. Grazie a tutti i collaboratori. Grazie a te Roberto per quello che hai fatto fino a questo momento per il ciclismo, e non hai fatto poco. Allora Franco Fagnani, intanto qui siete gli sponsor tecnici, perché la Mobilieri è una società che ha superato da alcuni anni i 100, quindi una società davvero storica ed importante per la Toscana, ma il 29 saremo nuovamente a Ponsacco in scena con i giovanissimi, Franco. Sì, il 29 c'è un'altra corsa dei giovanissimi, si è organizzato questa che è una bella manifestazione, e poi ci sarà la nostra lì dei giovanissimi a Ponsacco, e il 20 e di giugno ci sarà gli esordienti. E poi gran finale, no? Gran finale, visto che hai parlato con la Coppa del Mobilio. Intanto state seguendo la corsa, state seguendo i passaggi dei ragazzi nelle riprese di Matteo Fagioli. Vi ricordo, per coloro che ci seguissero solo da questo momento, state seguendo, siamo a Riglioni, la gara di giovanissimi. In scena c'è la G4 che corre su 8 tornate pari a 8 km e 800 metri. Anche qui la gara è molto interessante, Franco, il pubblico si sta appassionando. Sì, c'è parecchio pubblico, c'è parecchio iscritti, oltre 200 iscritti e partenti 196-197, sono tanti. Poi è una bella giornata, c'è un bel gruppo di ragazzi a correre. Grazie Franco, intanto siamo al rettilineo finale con la G4, ci sono due ragazzi a sinistra e destra che sono doppiati, al centro c'è la splendida volata di Lorenzo Bertelli del gruppo sportivo Pedale Piastra Santino, che supera Lorenzo Bertuccelli del Cinquale, Pavi degli Innocenti del San Miniato Ciclismo, Luca Luschi della Colognole e poi Ettore Ronci della Costa Etrusca. Continuano gli arrivi, sono già arrivate anche alcune bambine, qui si è imposta Emma Franceschini della Costa Etrusca davanti a Angelica Coluccini della Donoratico, al terzo posto Ginevra Di Girolamo della Costa Etrusca, al quarto posto Vittoria Cappellini della San Miniato, al quinto Sofia Fioravanti del team Stradella. Impostazione ora mentre si stanno preparando i ragazzi della G5, ci ha raggiunto un grande del ciclismo pisano, ma non solo, direi anche toscano, Faustino Favilli. Allora, sei venuto a trovarci perché hai fatto parlare il presidente prima al tuo posto, perché si ricorda tua nipote Ilaria Bernardoni, che è stata la compagna di Claudio Rovina, una ragazza appassionata di ciclismo, una ragazza che avete voluto portare oggi al centro dell'attenzione qui a Riglione, perché questa manifestazione è una manifestazione veramente dai grandi sentimenti. Faustino. Sì, è vero, abbiamo voluto portare questa manifestazione in memoria di Ilaria, mia nipote, ma anche di Alessio Galletti. Io, essendo sempre stato in questo sport e trovandomi nel consiglio della ciclista come ieri da molti anni, mi è stato chiesto di poter organizzare a Riglione questa manifestazione. Io ho subito accettato, in quanto mi sentivo preso da un impegno, in quanto sia mia nipote che aveva questa passione dietro al suo uomo e a questo favoloso paese che si è adoperato, e questo è il risultato che è il risultato che è venuto, e tutti lo vedete dal pubblico che è presente e dai partenti che abbiamo avuto. Ritengo un circuito molto valido, mi voglio augurare che questa competizione si possa ripetere negli anni,
Io do un in bocca al lupo per portare a termine la manifestazione nel migliore dei modi, visto che la categoria C4 si è terminata senza nessun problema e tutto sta girando liscio nella vera maniera. Bravi a tutto il paese di Riglione, il quale si è impegnato e adoperato sia in quanto adattare sia le strade sia tutto, in modo che tutto viaggi nei migliori dei modi. Sono veramente ma veramente contento, grazie. Ringraziamo Faustino Favilli della Mobiliari Ponsacco ed ora in postazione ci ha raggiunto uno stretto collaboratore di Claudio Rovina, Enzo De Benedittis, che praticamente ha seguito insieme a Claudio le manifestazioni fino a questo momento. Avete visto il raduno della C5, poi il passaggio, la corsa è in pieno svolgimento e dobbiamo dire, Enzo, siete molto soddisfatti di come sono andate le cose. Sì, sicuramente siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto un grandissimo pubblico e soprattutto era tanto tempo che qua a Riglione non si vedeva una manifestazione del genere. Una manifestazione che secondo me è importante perché avvicina le attività alla cittadinanza e la cittadinanza allo sport. E questo penso che sia il minestrone essenziale per rilanciare anche i nostri quartieri. Voglio approfittarne per ringraziare la Tirreno Drink perché per la sua forte e importante collaborazione, il Circolo La Pagoda che ha messo a disposizione le stanze, il Comune di Pisa, la Polizia Municipale e tutte le attività del nostro paese e fuori paese che con il loro piccolo contributo ci hanno aiutato nell'organizzazione di questo bellissimo e importantissimo evento per noi di Riglione. Allora Enzo, si ricordano due personaggi che erano veramente tanto appassionati di questo sport come Ilaria Bernardoni, la compagna di Claudio Rovina che ci ha lasciati giovanissima e poi Alessio Galletti che è stato un grande corridore professionista della provincia di Pisa che oggi a Riglione, qui nel suo quartiere, viene onorato. Sì, sì, esatto. Scusami Enzo, tanto gli sportivi continuano a vedere i passaggi della corsa. Vai pure Enzo. Sì, ovviamente questo memorial era alla memoria giusto della povera Ilaria e del nostro grandissimo Alessio, grandissimo sportivo conosciuto in tutta Italia. Ilaria ha avuto sfortuna, era una grande appassionata insieme a Claudio di ciclismo e in suo grandissimo onore abbiamo dato questa manifestazione strariuscita. Permettetemelo di dire, davvero strariuscita, ed è per questo che ringrazio ancora una volta davvero tutti. Grazie Enzo, ci sono già i ragazzi in rettilineo finale, è iniziato lo sprint dove vediamo in testa Alessio Anguillesi della Butese che vince nettamente su Federico Cozzani della Tarros, in terza posizione Mattia Simonetti. Come avete seguito nelle immagini, questi ragazzi hanno fatto una corsa veramente splendida fino dai primi giri e ce l'hanno fatta a raggiungere il traguardo. Questi sono dei giovani doppiati, mentre in quarta posizione giunge Leonardo Sica della Carube Progetto Giovani e in fondo al rettilineo c'è già l'altro gruppo che arriva, anche questo ragazzo è doppiato come quello che vedete giungere adesso al traguardo, dietro c'è lo sprint per il quinto posto che se lo aggiudica Alessio Lippi del team Stradella, mentre fra le ragazze ha vinto Lara Di Francesco del pedale Pietrasantino su Letizia Tasciotti della ciclistica Saminiato Santa Croce, quindi Ilenia Nicolucci del team Papà e Mamma Fanini di Livorno e Teresa Guadagni del team Stradella. Siamo arrivati alle battute finali, come vedete si stanno preparando i ragazzi della G6, tutto è pronto e noi qui in postazione ci ha raggiunto il signor Walter Ceccarelli che è il presidente del Circolo Giacomo Matteotti di Riglione che ha ospitato tutta la manifestazione. Signor Ceccarelli, oggi una grande giornata qui da voi a Riglione. Sì, effettivamente è vero, oggi abbiamo avuto con Claudio abbiamo avuto una bellissima idea, ci ha coinvolti e io sono stato ben lieto come presidente di dargli
la soddisfazione di poter organizzare questa manifestazione qui nella piazza e in prossimità del nostro circolo Matteotti. Ecco, una manifestazione forse, signor Ceccarelli, che non credevate neppure voi avesse un successo così. Questo è vero, perché noi pensavamo che a un certo punto fosse una manifestazione, sì, di richiamo, ma non a livello come stiamo vedendo e che ci riempie pieni e di soddisfazione. Preparata poi come una tappa del Giro d'Italia. È vero, io sono stato anche un po' l'artefice della preparazione, perché determinate situazioni me le sono accollate, non tante, perché la maggior parte della situazione se l'è accollata la Mobilieri, Claudio e tutti. Qualche cosellina anche dal punto di vista nostro ce l'abbiamo messa. La gara va, il pubblico è sempre molto attento e poi dobbiamo dire ci sono gli sportivi che sono preparatissimi, perché ogni sabato e domenica sono a seguire questa categoria. E adesso ci ha raggiunto finalmente Claudio Rovina, che come ho detto prima è l'organizzatore generale della manifestazione. Abbiamo sentito Ceccarelli entusiasta, ha già parlato che con molta probabilità ci sarà una ripetizione, questo ce lo dovrai dire anche tu per il successo che ha ottenuto. Ma sicuramente è stato un grosso successo oggi, tantissimi bambini, moltissima gente, un paese in festa, e lo dimostra tutto quello che è stato fatto per questa corsa. Una corsa che penso sia il primo anno che viene fatta, ma non ha nulla da invidiare a altre corse e che vorrei nel tempo riuscissimo a farla diventare anche un meeting regionale, per dare la possibilità a tutti di conoscere il paese di Riglione, il comune di Pisa, perché grazie a loro soprattutto, al comune, alla polizia municipale, agli assessori, a chi si è prodigato per fare venire una manifestazione veramente di questo livello oggi. Allora, Claudio, dalle tue parole ho capito che ci sono delle persone importanti da ricordare. Ma sicuramente, come ho detto poc'anzi, un ringraziamento va all'amministrazione comunale, perché questa non è una zona industriale, abbiamo portato una corsa di bambini in un quartiere che è un quartiere grosso e che fa parte di un comune che è quello di Pisa, che non ha niente da invidiare a nessuno. È stata un'impresa, come la definisco io, riuscire a portarcela proprio perché qui è densamente abitato, di conseguenza il traffico, lo snodo viario è veramente molto difficile, è stato complicato chiuderlo, ma grazie alla Polizia Municipale che ci ha dato una grandissima mano ci siamo riusciti. È chiaro che la manifestazione è andata in porto anche perché le attività commerciali ci hanno sostenuto economicamente, ci sono stati, diciamo, come dico io, amici più che sponsor che ci hanno dato una grossissima mano per riuscire a portare in porto una manifestazione del genere. Questa, facevo conti con le persone che mi hanno dato una mano, beh, forse è costato quanto una corsa di juniores, veramente. L'addobbi che abbiamo fatto per tutto il paese, le premiazioni, i trofei, tutto, non abbiamo lasciato nulla al caso. Lo spazio qui del circolo Matteotti ci ha permesso chiaramente di fare qualche cosa di veramente bello e speriamo di poterci ripetere. Qui alle nostre spalle c'è un cartellone che è stato importante per voi. Certo, la Tirreno Drink o Tirreno Caffè è stata un po' determinante, è stata un po' la parte trainante di questa parte economica della manifestazione, ma questo, loro forse sono stato l'apice, ma non li sto a rammentare tutti perché veramente sono stati tantissimi, le aziende, le ditte, i commercianti, tutti, non voglio tralasciare e fare torto a qualche azienda. Nello stesso tempo voglio ringraziare, dato che siamo qua, anche la Mobilieri Ponzacco, che si è presa l'onere soprattutto di organizzarla tecnicamente la manifestazione. A noi ci ha lasciato il compito purtroppo economico e organizzativo sul luogo, però sono stati una parte fondamentale anche loro. Oggi è stata una gara anche, come ho detto prima, dei grandi sentimenti, perché si è ricordato la tua compagna e un grande del ciclismo pisano, Alessio Galletti. Ma sicuramente questa manifestazione, quando è venuta per uno scopo speciale, quello di ricordare queste due persone.
Alessio era un amico, ci sono quasi cresciuto a casa. La Renza mi dice: ti ho visto, avevi sempre il pannolone, tra virgolette. Ed è vero, perché conoscevo Alessio da quando correva negli esordienti. Gli sono andato dietro da tifoso, me lo sono ritrovato da amico, da compagno, perché Consuelo con Ilaria erano amiche. E purtroppo è venuto quello che è successo. E nel tempo, quest'anno abbiamo cercato di ricordarli, diciamo, bene, nel migliore dei modi. Io penso che il tempo ci ha aiutato, qualcuno ci ha pensato. E questo, Claudio, vi fa onore. Sì, ci fa onore. Quello che ci premeva è che, come ho scritto nella Locandino, nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Proprio ha un significato questa frase. Non vogliamo che queste persone, che purtroppo il destino ha fatto sparire troppo presto dalla nostra vita, siano dimenticate, e di conseguenza tramite queste manifestazioni le vogliamo ricordare. Credo che oggi ci siamo riusciti pienamente, tante società ci hanno fatto complimenti, il percorso è stato bellissimo, giornata, grossa riuscita, e va bene così, va bene. Saremo a Riglione anche il prossimo anno? Ma sicuramente, ci partiamo, ora ci prendiamo un po' di relax, perché sono stati 3 mesi di avvicinamento a questa data veramente duri. Ci siamo dovuti dare da fare tantissimo, però è venuta una bella manifestazione, anzi una bellissima manifestazione. L'anno prossimo ci risaremo, con l'aiuto spero di tutti, credo, come ha detto il presidente Ceccarelli, il Circolo Matteotti ci darà nuovamente una mano, l'amministrazione comunale penso sia rimasta soddisfatta, abbiamo portato in alto il nome di Riglione, abbiamo ricordato 2 persone speciali, veramente io do appuntamento all'anno prossimo a tutte le società. Allora, la gara si sta concludendo, la corsa si è svolta su 15 giri pari a 16 km e 500 metri, noi ringraziamo Claudio Rovina, lo facciamo ritornare in strada perché deve concludere il proprio lavoro e adesso noi attendiamo le battute finali. Avete visto transitare i ragazzi all'ultima tornata, tutto è pronto. Anche qui ci sarà lo sprint a ranghi compatti. Vediamo che c'è già la volata con Edoardo Cipollini. Intanto ci passa uno sportivo davanti e per fortuna ce l'abbiamo fatta proprio a prendere Edoardo sull'arrivo dell'Unione Ciclistica Monte Carlo, figlio d'arte di Cesare e nipote di Mario Cipollini. Sta andando molto bene questo ragazzo, buon sangue, non mente, dietro a Cipollini, Anguillesi, Pini, Nicolini e Creatini, mentre fra le bambine si è imposta Beatrice Bertolini della Coltano davanti a Rebecca Tomei dell'Unione Sportiva Monte Carlo, terza Virginia Gelichi della Butese, quarta Nicole Frugoli della Carube Progetto Giovani, al quinto Michel Izzo del Velo Club Carrara. Siamo arrivati alla fine, come vedete ci sono già in atto le premiazioni e con noi abbiamo Roberto Spadoni, che è presidente provinciale del ciclismo qui a Pisa, è arrivato all'ultimo perché ha lavorato fino a questo momento. Roberto, una giornata da ripetere, una giornata di successo. Sì, una giornata che l'aspettavamo da un mese circa, cioè Claudio Rovina si è dato da fare tantissimo e è riuscito finalmente a far capire l'importanza della bellezza del ciclismo che va nell'interno del paese. Riglione mi hanno detto che ha risposto positivamente, le attività commerciali, i residenti, tutti hanno apprezzato questo tipo di atteggiamento positivo, festoso dei nostri ragazzi. Bello, bella manifestazione. Roberto, allora, in varie occasioni durante la trasmissione ho detto che il ciclismo giovanile a Pisa sta ottenendo grandi consensi. Fabrizio, era quello che era il nostro obiettivo e l'obiettivo, se vogliamo, della federazione, di fare in modo tale che ci possa essere una ripresa del tesseramento dei ragazzi. Portare la manifestazione all'interno di una cittadina mi dà la speranza di vedere un ragazzino che dalla finestra mi chiede a sua madre di salire in bicicletta,
Perché io domani ho la manifestazione per le categorie esordienti, allievi donne e allievi maschi a Casabonello, ma siamo in un ambiente ristretto. La cittadina mi dà questa riaffiancamento dello sport del ciclismo col paese. Roberto, è da tanto che parli di queste cose, in qualche modo ci sei riuscito insieme agli organizzatori e poi le società pisane, ho visto, sono fra quelle che organizzano più gare di tutti a livello giovanile. Ma quest'anno devo dire che sono particolarmente contento della risposta che hanno dato le società della provincia di Pisa in merito all'organizzazione. Siamo ancora nell'ipotesi di organizzare un meeting, ci troviamo martedì, dovremmo chiudere questo cerchio, quindi sì, le società si stanno dimostrando attive e positive e mi da ringraziare, bisogna fargli un plauso. Avvicina alle società c'erano anche le famiglie, perché non possiamo vedere la società fino a se stessa, la società è attiva, è positiva e dimostra positività se ha dietro la famiglia, se ha dietro una bella piramide solida. Allora Roberto, siamo arrivati alla fine, abbiamo seguito anche alcune premiazioni delle gare, cosa dire? Avanti così e ritroviamoci il prossimo anno a Riglione, visto che Riglione ha ottenuto un grande successo. Ma io devo ringraziare per l'ennesima volta, ripeto, Claudio Rovina, veramente, perché ha messo l'anima e il cuore in memoria del suo amore e anche in memoria di Alessio Galletti, la signora Consuelo. La Mobiliari Ponzacco, la ciclistica Mobiliari Ponzacco che ci ha affiancato, noi abbiamo fatto del nostro il massimo che potevamo fare per affiancare loro, dobbiamo ringraziare tutte le società che si sono presentate in modo festivo, ripeto, è una bella giornata di sport e di festività. E un appuntamento l'anno prossimo, sì, me l'hanno già detto diverse persone, gli stessi commercianti, e questo mi gratifica, molto più se delle società in sé per sé. Bene, Roberto, ti ringraziamo. Allora... 200, scusami Fabrizio, 200 iscritti, bravo, e quindi una bella manifestazione, veramente. Grazie Roberto Spadoni, allora noi abbiamo terminato qui da Riglione e vi lasciamo ai prossimi avvenimenti di ciclismo. Grazie ed arrivederci. Formigli, gioielli su strada. Vibert Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Buonasera dalla provincia di Arezzo, a Pieve al Toppo si corre la 34esima edizione del Trofeo Sportivi di Pieve al Toppo, una grande classica che in ogni stagione Donato Meliciani mette in scena, davvero un bravo a Donato che riesce a portare qui a Pieve al Toppo il meglio del ciclismo italiano. Infatti sono 21 le società impegnate della categoria Juniores oggi in questo 34esimo Trofeo Sportivi di Pieve al Toppo. 13 squadre sono giunte da fuori, da molte regioni d'Italia, e 8 sono le toscane, le più importanti. Quindi vi dicevo, un Donato Meliciani che in ogni stagione si supera e fa ancora più grande il ciclismo aretino. Logicamente Donato Meliciani non è da solo, ha molti amici che gli vogliono bene ed ecco perché riesce a fare le cose in grande. Infatti vicino alla corsa troviamo la Mia Alma SRL di San Zeno, di Maurizio Cartocci, grande appassionato di ciclismo, uomo conosciuto nel settore, papà di Michele che ha corso per tantissimi anni fra gli Under 23 Elite e poi grandissimo fra gli amatori. Quindi troviamo la Revisioni Beoni 4x4 a Tegoleto, da dove si è radunata tutta la competizione, ecco, lo vedete voi stessi, sta per partire la gara. Quindi troviamo poi la Chimet di Badia Alpino e si corre anche per il nono trofeo Ortofrutta Valdichiana.
è pronta la partenza. La gara si svolge su un ampio circuito di 12 km e 900 metri che gli atleti dovranno ripetere per 7 volte. L'ultima volta però si andrà ad affrontare la salita di Poggiola, posta a 7 km dall'arrivo. Intanto vediamo Maurizio Cartocci, che da poco vi ho menzionato. Ecco i corridori che si stanno portando al via, e Donato Meliciani apre la competizione. I chilometri totali da percorrere sono 104 e 700 metri. Gli operatori oggi impegnati con noi in corsa sono due: Matteo Fagioli sulla moto e Loriano Bigagli con la fissa al traguardo. E qui vedete appunto il lavoro delle due telecamere. Ampio circuito rettilineo d'arrivo davvero stupendo, scelto da Donato Meliciani, un grande appassionato di ciclismo ma anche un grande intenditore, e come vedete la corsa va via subito a sprombattuto. L'organizzazione tecnica della manifestazione è della MC Cycling Team. Vediamo intanto a condurre in partenza con il numero 1 Edoardo Pavani, poi altri corridori che lo hanno seguito in questa partenza veloce. Il gruppo è là a 100 metri, gruppo che controlla e sta per tornare sotto ai fuggitivi quando abbiamo percorso appena 1500 metri. Questa la situazione in partenza. Il gruppo, una volta tornato compatto, vedete, va via tranquillo. Ci sono le squadre pretendenti alla vittoria finale che controllano fino dai primi chilometri. Vedete, in molti si stanno portando nelle prime posizioni e c'è uno scatto adesso nel gruppo portato da un portacolori del Romagnano. Si tratta di Diego Sergianpietri, che è seguito, come vedete, a ruota da Andrea Pancrazzi. Poi arriva un altro corridore, ma il gruppo è lì, c'è una sbandata da parte dell'atleta del Romagnano, i tre prendono una ventina di metri, si impegna Pancrazzi per portare via il tentativo. L'altro corridore che avete visto inquadrato è Matteo Grandi, insistono i tre, ma il gruppo è lì pronto a recuperare e vedete si sta sfilacciando, ma possiamo dire è unito quando si va al passaggio dall'arrivo. Primo passaggio, giro che misura 12 km e 900 metri. Ci stiamo portando al traguardo, c'è stato un attacco isolato, eccolo, ve lo proponiamo. E troviamo davanti alla competizione Lorenzo Leoni del team Coratti GM Europa Ovini, squadra che vanta anche una formazione Continental. Ha allungato quando il gruppo è tornato compatto dopo il parapiglia iniziale, vedete, guarda la nostra telecamera, vorrebbe chiedere il vantaggio ma è minimo, ha un vantaggio di 30 secondi sul gruppo. Oggi è una corsa per passisti veloci, c'è solo la salita, come vi ho detto, nel finale delle Poggiola, ma una salita che questi ragazzi la superano agevolmente. Il tracciato del giro è il seguente: appunto dalla partenza si va a Rotonda Casenuove, poi l'incrocio con la statale 73 e provinciale 21, quindi poi andiamo all'incrocio di via Boschi, strada sempre provinciale 21, rotonda Badia Alpino, quindi prenderemo la strada che ci porta a Civitella della Chiana, non arriveremo a Civitella della Chiana ma volteremo a sinistra praticamente per ritornare al traguardo. Insiste il fuggitivo, ripeto, a 30 secondi di vantaggio sul gruppo. Gruppo che per il momento non dà un vero e proprio inseguimento al fuggitivo, che insiste nella propria azione, vedete, con una pedalata abbastanza vivace. Doppia telecamera qui al passaggio con Loriano Bigagli, si volta,
sente il fiato del plotone, ma per il momento riesce a mantenere quello che ha acquisito sullo scatto. All'inseguimento si propone Alessandro Cresca della Secom Forno Pioppi, formazione Umbra, e in lontananza seguite il gruppo dove si vedono molte maglie arancioni della Romagnano, poi anche gli atleti della Franco Ballerini nelle prime piazze. Sono queste le formazioni che si sono distinte in questo inizio di stagione in Toscana. Ecco che Loriano Bigagli fa sfilare tutto il gruppo al traguardo, gruppo che va alla caccia dei due fuggitivi. Ecco che rientra in azione la moto, questa è la strada che va verso Civitella della Chiana, ma come vi ho detto non arriveremo a Civitella della Chiana, però questo tratto è in salita, non difficile, però si fa sentire, come vedete, sotto le gambe dei corridori, perché hanno alleggerito il rapporto che avevano in precedenza al passaggio dal traguardo. Insistono i due corridori, Lorenzo Leoni e Alessandro Cresca. Il vantaggio però è breve, hanno solo 15 secondi, vedete, si voltano in continuazione, dovrebbero credere di più nell'attacco che hanno fatto, ma la corsa è molto lunga, misura 104 km, allora cercano di tenere anche delle energie in serbo per poter arrivare al traguardo. È il corridore umbro che adesso fa l'andatura, Alessandro Cresca, prontamente Lorenzo Leoni gli dà il cambio. Matteo Fagioli rimane con la moto sui due fuggitivi, ma fra poco senz'altro ci porterà sugli inseguitori. Ecco il gruppo che va via molto veloce, evidentemente il gruppo vuole stroncare questa fuga, perché la corsa, come vi dicevo, è molto agile. Allora i corridori pretendenti alla vittoria cercano di tenere unita la corsa per arrivare allo sprint. Questo corridore allunga dietro alla nostra moto, ma con le immagini siamo di nuovo al traguardo a 6 tornate dalla conclusione, e vedete i due battistrada, Lorenzo Leoni e Alessandro Cresca, sono stati raggiunti. Il gruppo sfila unito a forte andatura, dobbiamo dire che la media non è mai scesa sotto i 45 orari, anche perché la strada, come vi ho detto, fino a questo momento lo permette. Ecco che sul lungo rettilineo va via il plotone, e dovremmo avere l'altra telecamera più avanti che ci farà seguire il passaggio proprio nel centro di Pieve al Toppo. Ecco che sono passate tutte le ammiraglie ed eccoci qua alla rotonda di Pieve al Toppo, ed il gruppo è sempre compatto, le squadre della Romagnano e della Franco Ballerini nelle prime posizioni, non mutano queste, corsa molto controllata, come vi dicevo, dalle due formazioni che fino a questo momento si sono distinte in questo inizio di stagione. Quindi niente di fatto quando siamo al 27esimo chilometro di corsa. La gara raggiunge metà percorso, la nostra moto si è fermata per un giro perché il gruppo è rimasto sempre compatto, e adesso c'è un tentativo portato da un portacolori del gruppo ciclistico Campocavallo di Ancona. Si tratta di Francesco Pirro, che ha preso 100 metri sul gruppo. Siamo al passaggio, come vi dicevo, metà percorso, ancora 50 km da percorrere, e Pirro sferra questo bellissimo attacco. Il gruppo per il momento va via tranquillo, ma il fuggitivo ha solo 5 secondi di vantaggio. Ora la moto sicuramente tornerà sulla battistrada una volta che il gruppo ha terminato il passaggio sotto l'arrivo. Ecco tutte le ammiraglie ed ecco Pirro.
il gruppo adesso ha iniziato una vera e propria rincorsa e sta per tornare sul corridore marchigiano, che ha solo 4 secondi, ripeto, di vantaggio. Insiste, bella pedalata, tanta classe per questo ragazzo, ma viene ripreso. 57esimo chilometro di gara, andiamo in conclusione di giro. Ancora gli atleti della Romagnano che cercano una soluzione di forza, un bravo ai due direttori sportivi della squadra massese, Matteo Berti e Francesco Sarri, che cercano di animare in continuazione la gara. Ecco che sfila tutto il gruppo, che supera la ponte dell'autostrada e si porta nuovamente al passaggio. Quando i corridori transiteranno dall'arrivo, mancheranno 3 tornate alla conclusione, vale a dire 40 chilometri, e la corsa è ancora, come avete visto, molto legata. Sfilano tutte le ammiraglie, fra poco torneremo al traguardo per seguire la situazione. Vedete il cartello di 3 tornate alla fine, 2 giri di 19 km e 900 metri e poi praticamente il giro lungo che ne misura 15. Nel frattempo vi ricordo che si sta correndo il 34esimo trofeo sportivi di Pieve al Toppo, che assegna anche la 21esima targa alla memoria di Stella Meacci, e poi in palio anche il 9° trofeo Ortofrutta Valtichiana. L'attore principale dell'organizzazione è Donato Meliciani, che anche quest'anno si è superato portando qui in provincia di Arezzo 183 corridori al via. Niente di fatto a 3 giri dal termine, gruppo ancora compatto. Si rimane uniti in corsa nonostante l'alta velocità, le formazioni più forti cercano l'evasione a tutti i costi, ma dobbiamo dire che oggi qui a Pieve al Toppo sono arrivati ragazzi molto preparati e quindi tutti stanno rimanendo nel plotone. Team Franco Ballerini a guidare. Sono molto attenti questi corridori, cercano di portare la ruota veloce al traguardo di Simone Innocenti. Come dicevo, l'andatura è sempre stata forte e costante, però tantissimi corridori hanno tenuto, ancora più di 100 atleti nel folto gruppo che è guidato dalla formazione pistoiese. Prima abbiamo visto molto attivi i ragazzi della Romagnano, anche loro hanno cercato di forzare i tempi per cercare una evasione, ma non ci sono riusciti, e siamo nuovamente al traguardo con il gruppo compatto. Adesso sono i ragazzi di Matteo Berti e Francesco Sarri a condurre, però c'è anche la formazione del team Ballerini. Come vedete, alcuni corridori della formazione pistoiese hanno richiamato l'attenzione di altri compagni di squadra per controllare bene il finale che però va via ancora, come vi ho detto prima, con 100 corridori ancora tutti insieme. Abbiamo superato da poco il traguardo e riparte la moto dopo le riprese da fermo del nostro operatore Loriano Bigagli. Vedete le posizioni non mutano davanti, con i corridori della Romagnano e del team Franco Ballerini. Il giudice a questo punto ci dice di stare una 50ina di metri davanti perché sono ancora tutti uniti, ma c'è questa evasione che viene portato proprio da un atleta della formazione massese, ed è Federico Marchi che scalda la corsa. Vedete, sono queste due squadre che cercano di frazionare il gruppo, ma anche queste non ci riescono perché prontamente gli atleti della Coratti vanno a tamponare il tentativo. Ripresi
gli atleti che viaggiavano davanti, che tentavano un'avventura, vanno via in quattro e questa volta il quartetto ha preso consistenza e non ci sono... sì, c'è un corridore toscano nel gruppetto di testa ed è Francesco Menchetti della Frosco Bessi, contraddistinto con il dorsale 16, mentre gli altri sono Giacomo Cassarà della Forno Pioppi, formazione Umbra, contraddistinto con il 136 di dorsale. Poi troviamo Samuele Necci del team Coratti, formazione Laziale, con il 160, e poi Sauro Milantoni che è della formazione della ciclistica Campocavallo. Forza Giacomo Cassarà, siamo in una fase importante adesso della competizione e questi ragazzi hanno portato il loro vantaggio a 30 secondi. È il tentativo più importante che abbiamo registrato fino a questo punto della corsa. Insiste l'atleta umbro con un rapporto abbastanza impegnativo sotto le gambe. Vedete, fa questa lunga trenata, non chiede neppure il cambio, evidentemente sta bene. Il ragazzo della Forno Pioppi, squadra umbra, ripeto, che spesso e volentieri viene a gareggiare in Toscana. Si sono fatte sorprendere le formazioni che fino a questo punto avevano tenuto la gara in mano. Aveva preso qualche metro di vantaggio Cassarà, ma gli altri prontamente tornano sotto e vanno ad imbastire un buon tentativo di fuga. Mentre seguiamo i fuggitivi, vi ricordo gli sponsor che hanno dato una mano a Donato Meliciani: la Chimet di Badia Alpino, la Mialma SRL di San Zeno di Maurizio Cartocci e Revisioni Beoni 4x4 a Tegoleto. Amici davvero importanti che hanno fatto una grande corsa che assegna il 34esimo trofeo sportivi di Pieve al Toppo. Si ricorda per la 21esima volta con una targa Stella Meacci e la corsa è valida anche per il nono trofeo Ortofrutta Valdichiana. I quattro battistrada si stanno avvicinando al passaggio. Quando transiteremo dall'arrivo ci sarà il suono della campana ed hanno preso 40 secondi di vantaggio. Si sono fatte sorprendere le due grandi formazioni toscane, vale a dire Romagnano e team Franco Ballerini, che hanno pilotato sempre a loro piacimento la gara. Poi nel corso dell'ultimo giro, del penultimo giro, hanno attaccato questi quattro corridori che stanno spingendo di buon accordo che gli permette di avere appunto un vantaggio molto consistente che potrebbe portare loro al traguardo. Vi ricordo i corridori davanti: Giacomo Cassarà della Forno Pioppi, Francesco Menichetti della Fosco Bessi di Calenzano, Samuele Necci del team Coratti di Roma e Sauro Milantoni della Campocavallo di Ancona. Come vedete cambiano rapidamente adesso per non perdere l'alta velocità. Intanto Radio Informazioni alle spalle ci dice che il gruppo comincia a muoversi perché ha capito che i quattro potrebbero rendere loro difficile la gara. Il corridore umbro Cassarà è uno dei più attivi, comunque rispondono bene anche gli altri, come seguite voi stessi. È la 34esima edizione del trofeo sportivi di Pieve al Toppo, diventa bella quando andiamo in conclusione di gara. Siamo al traguardo con il quartetto ripreso dalla telecamera fissa. Ora vediamo il gruppo in lontananza che si sta avvicinando all'arrivo, ma la mobile di Matteo Fagioli torna sui fuggitivi.
Cassarà attivissimo, bene anche Menichetti della Fosco Pesti di Calenzano, ecco che sfila il gruppo dal traguardo e i quattro fuggitivi sono a Pieve al Toppo, quindi 40 secondi ancora di vantaggio e sono secondi importanti per andare ad affrontare la salita, l'unica salita di giornata, quella delle Poggiola, come ho detto in apertura, situata a 7 km dall'arrivo. Località Capannine, ci avviciniamo alla salita, sono rimasti in tre al comando, è caduto Sauro Milantoni del team ciclistico Campo Cavallo, peccato, non ha potuto dar manforte ai compagni d'avventura che stanno per essere ripresi, vedete il gruppo là in fondo che ha recuperato tanto in pochi chilometri, anche la caduta ha falsato un po' l'andamento del quartetto davanti, erano più uniti quando viaggiavano e ruotavano in quattro, adesso si stanno smarrendo e il gruppo si avvicina quando stiamo per iniziare la salita delle Poggiola. Menichetti della Fosco Pesti che conduce il gruppo là a 200 metri, poi Samuele Necci della formazione della Coratti cerca di spingere ancora il tentativo, ma il gruppo si avvicina sempre più, 100 metri, siamo alle Poggiola ed il gruppo ha raggiunto i tre fuggitivi e sono i corridori della formazione della Romagnano e del team Franco Ballerini a forzare i tempi e vedete che arriva la moto che ci dice che appunto ci dobbiamo allontanare perché la giuria ci ha detto che doveva prendere i numeri al Gran Premio della Montagna e quindi siamo stati costretti a prendere vantaggio. Il gruppo è transitato unito, adesso si sta sfilanciando dopo la discesa, sempre le squadre della Romagnano e del team Franco Ballerini che sono state molto brave nella parte conclusiva, cioè hanno recuperato in poco tempo 40 secondi e adesso vediamo a tutta Gabriele Benedetti, corridore valdarnese che cerca il successo in casa, si allunga il gruppo, sono venuti via una trentina di corridori ma adesso l'atleta del team Franco Ballerini Nicolas Vignoli allunga ad alta velocità ma è placcato da Omar Marouane della Romagnano e si torna uniti nuovamente, la nostra moto si allontana per andare all'ultimo chilometro con i ragazzi della Romagnano scatenati. Telecamera dal traguardo in attesa che i corridori giungano alla rotonda 800 metri dal traguardo dove c'è Matteo Fagioli e vediamo già i corridori, c'è Guglielmi della Romagnano, vediamo là sulla sinistra, poi dietro un corridore che si è ritirato, Guglielmi che prova ad attaccare, tutti i corridori del team Franco Ballerini sono dietro per riprendere l'atleta della formazione massese, ecco che entrano addirittura d'arrivo tutti i corridori che hanno preso vantaggio nella discesa delle Poggiola ed è partita da lontano la volata, è stato raggiunto Guglielmi, ci sono i corridori del team Franco Ballerini davanti che guidano la volata ma Peschiera arriva sulla destra, eccolo qua che va in rimonta, Peschiera supera Molini, ultimi metri e vince, secondo Molini, terzo Acco e poi via via tutti gli altri e dietro, saremo più precisi quando vedremo a rallenti dopo lo sprint, ecco che Loriano Bigagli va a seguire i corridori e di spalle ma hanno già preso tanto spazio e la telecamera adesso torna invece in rettilineo con il secondo troncone che non ce l'ha fatta più a recuperare dalle Poggiola perché la velocità è stata davvero esorbitante ed abbiamo assistito a un grande sprint dominato da Peschiera
da romagnano si merita questa corsa, perché è riuscita prima di tutto a vincerla e poi ha provato anche agli 800 metri Guglielmi, è stato raggiunto e Peschiera, il compagno, ha gioito. Intanto rivediamo il rallenti, grande rush finale di questo ragazzo, davvero velocissimo. Vediamo Molini che tenta di ostacolarlo ma non ce la fa, è secondo, vince nettamente Peschiera, terzo Acco, poi nell'ordine Cocchioni, Nencini, Giordano, Aslani, Fedeli, Matteucci e Dova. Questi i primi 10 dell'ordine di arrivo. Simone Peschiera, grande volata a San Giusto, ma oggi è stata più determinata la volata. Sì, naturalmente è stata una vittoria di squadra, perché appunto come avevamo programmato la vittoria, come avevamo programmato la gara, siamo riusciti a svolgerla al meglio. E è stata comunque una gara dura, perché primo caldo, lo strappetto da ripetere ogni giro, comunque siamo riusciti a controllarla al meglio, abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, quindi un grazie grandissimo va alla squadra che hanno svolto un lavoro alla fine perfetto. E abbiamo cercato anche di mandare via la fuga prima dell'arrivo, il gruppo però si è ricompattato e in fondo siamo riusciti a sistemare un treno e a fare la volata al meglio e niente, siamo arrivati in fondo vittoriosi. Federico Molini oggi ha sostituito Innocenti nello sprint. Sì, come ho già ripetuto prima, è stata una corsa molto dura, è stata molto selezionata dal caldo. Sull'ultimo strappo abbiamo perso Simone, che diciamo era quello che ci dava più fiducia in un arrivo allo sprint. Purtroppo l'abbiamo perso, abbiamo cercato di reinvertarci al meglio e la Romagnano ha saputo sfruttare la superiorità numerica, però abbiamo colto un buon secondo posto e guardiamo avanti ai prossimi appuntamenti. Alessio Acco, possiamo dire oggi è stata una volata di squadra. Sì, è stata una volata molto buona, siamo riusciti a uscire tutti e due al momento giusto e purtroppo io non ce l'ho fatta rimontare, ma comunque abbiamo colto l'ottimo risultato della vittoria e la squadra ha lavorato in maniera ottima per tutta la gara e il merito va a loro, un grazie grandissimo alla squadra, allo staff e un grazie a loro principalmente e... A tutti, a tutti, a tutti. Il grande della gara, Donato Meliciani, poi Maurizio Cartocci, uno stretto collaboratore, un grandissimo amico e grande amante del ciclismo, e poi Antonio Martini, presidente provinciale, è arrivato perché questa edizione di Pieve al Toppo è stata ancora un fiore all'occhiello per la vostra provincia. Donato, ti ho visto sorridere tutto il giorno, hai vinto tu insieme ai corridori. Sì, ha vinto loro, comunque se, per me è stato un bello spettacolo rinnovato, chiuso una parentesi se ne è aperta un'altra, in peccato che sono un po' giovane io, però tutto è andato bene avendo amici come Beoni e come Cartocci, qualche altro anno si può anche andare avanti. E poi i risultati che riesci a ottenere, evidentemente Donato ti vogliono tutti bene nel mondo del ciclismo, altrimenti non vengono tutte queste squadre. Oramai se conoscono uno di 100 anni ti conoscono, per dire, però io gli ho sempre dato quello che ho potuto, le promesse come fanno tanti non l'ho mai fatte, con quei pochini che ho avuto ho cercato di accontentarli tutti. Ma ora ce ne ho pochini un po' da tutte le parti, sì. Però i tuoi pochini evidentemente sono buoni, ti vogliono bene, poi vedono una persona anziana così che si impegna tantissimo, una persona anziana che si impegna tantissimo e questo è importante, eh? E ti stanno tutti vicino, non male. Se era 250 iscritti, toccato mandarli via, sono andati addirittura a Palermo a correre, che poi all'ultimo ne è mancato una decina per arrivare ai 200. Era meglio se rimanevano qui. Complimenti Donato. Allora Antonio Martini, sì, e poi c'è Maurizio, ringraziamo anche la bellissima Angelina che è stata con noi, eh? Allora Antonio, il cameraman da questa parte, dicevo, una giornata bella per la provincia di Arezzo. Donato Meliciani, una persona modesta che ha superato gli 80 anni, che riesce a regalare ancora grandi emozioni.
Donato ormai è una vita che ci si conosce, perché abbiamo visto nascere quando c'aveva anche la squadra di ciclismo. Niente, tutti gli anni mi dice: ma quest'anno non la faccio, quest'anno non riesco a farla. Invece quest'anno credo che ci sia stato proprio veramente un bel salto di qualità, grazie anche a Maurizio Cartocci, al Beoni, è stata trovata una location molto bella, un finale fantastico, perché un arrivo da tappa di Giro d'Italia, qui infatti in questa strada è arrivata al Giro d'Italia nel 2004. Quindi, anzi, gli faccio al diversamente giovane, come lui non vuole essere chiamato vecchio, diversamente giovane, gli faccio anzi un augurio che continui ancora per altri anni. Perché questa veramente è una corsa che è una delle più belle che abbiamo in provincia di Arezzo. Complimenti anche a te che ti dai da fare. Maurizio! L'unico neo che ci può essere stato per essere il primo anno la mancanza di uno stender, qualcosa che la gente è toccata con... Donato, ci stiamo preparando per il prossimo anno. Maurizio, vieni più qua, visto che c'è lo spazio, Angelina rimane al suo posto. Allora Maurizio, hai aiutato... Meliciani, perché lo merita, e abbiamo visto un grande spettacolo. Sì, veramente, mi sono veramente divertito oggi. Io normalmente navigo nel mondo amatoriale, ho una squadra de ragazzi che frequentano le Gran Fondo, però toccare, poter aver potuto aiutare il mondo giovanile così è veramente una grossa soddisfazione. Vedere questi ragazzi a questi... Mi sono divertito veramente. Poi hai avuto il figlio per tanti anni da giovane, ha corso a certi livelli, ti ha regalato tante soddisfazioni. Ora sei tornato con Donato, ma vogliamo annunciare, Maurizio, che il 14 maggio farai una grande Gran Fondo. Sì, il 14 maggio insieme al Veloclub Firenze, a Cipriani, si organizza la Gran Fondo Città d'Arezzo, che ripete il finale della tappa dell'anno scorso, lo stesso giorno del finale della tappa del Giro d'Italia, dove vinse Brambilla, con lo sterrato di Poti, con la Rita d'Angliari. Io invito tutti il mondo amatoriale a scoprire Arezzo anche a livello amatoriale, è la città che organizza più gare di tutti a livello dilettantistico, se vuole essere grandi anche nel mondo amatoriale. Grazie Maurizio, grazie Angelina. Allora concludiamo ricordandovi che la Romagnano oggi ha dominato qui sul traguardo di Pieve al Toppo con Peschiera, secondo è giunto Molini, terzo Acco. Grazie dell'ascolto, rimanete con noi perché vi faremo vedere ancora grandi avvenimenti di ciclismo. Arrivederci. Formigli, gioielli su strada. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità.